sei Shalom, 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 Shalom. E noi siamo gli ebrei israeliti, il vero popolo di Israele, popolo della Bibbia, qui dall'Italia, dalla, dal campo di GMS Italia. E prima di iniziare vogliamo dare tutta la gloria, il potere, le adorazioni al Creatore Onnipotente. Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai Ba'ashem Utakodash. Yahawah è il vero nome del Padre nell'antico ebraico. Yahawah Shai è il nome di suo figlio, colui che il mondo dall'ignoranza chiama con il falso nome di Gesù. La Rukha Kudash è lo Spirito Santo che ci muove, che ci guida per venire qua a portare la verità della Bibbia. Diamo i nostri doppi onori agli anziani e agli apostoli della Great New Stone GMS, Gran Pietra di Mulino, per averci insegnato la verità, per essere i maestri del popolo di Israele in accordo con Geremia 3,15 e per il loro ministero al servizio dell'Altissimo Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai. Shalom, che significa pace, agli eletti della casa di Israele, al vero popolo di Israele, che sono i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America per la maggior parte, che appartengono alle 12 tribù che oggi sono disperse in tutto il mondo. Sallachia, che appartengono alle 12 tribù che oggi sono disperse in tutto il mondo, a coloro che predicano questa verità in sincerità e umiltà e che servono l'Altissimo Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai, Shalom e Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai Barakatam. E come ho detto prima, noi siamo il vero popolo di Israele, siamo gli ebrei israeliti qui dall'Italia e nel nome di Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai veniamo per le strade e per le vie ad insegnare la verità della Bibbia, ad avvertire, a chiamare il popolo di Israele. E oggi vogliamo continuare sulla lezione che abbiamo lasciato l'ultima volta insieme a Yahawah, al fratello Yahawada, a Yaraya. Vogliamo portare ed insegnare la vera fede, perché è quello che gli apostoli e i discepoli del Signore Yahawah Shai facevano attraverso le lettere di Paolo, le lettere che Paolo inviava agli israeliti a Corinto, agli israeliti a Roma, agli israeliti ad Efeso. Insegnando la vera fede, è quello che attraverso la prima e la seconda lettera di Pietro, attraverso Giacomo e soprattutto attraverso il nostro Signore Yahawah Shai, che è venuto ad insegnare la vera fede, perché ad oggi il nostro popolo non conosce il vero potere vivente, quindi non conosce il loro cammino, non conosce che cosa significa la vera fede. Il nostro popolo che crede in Dio, dice di credere in Dio, ma non lo servono. Dicono di avere fede, ma non camminano nella fede. E noi proprio attraverso la Sacra Scrittura, in specifico nel Libro degli Ebrei, al capitolo 11, mediante lo Spirito Santo, portiamo alla luce la vera fede di Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai. Insegniamo per mezzo dello Spirito Santo la vera fede di Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai. Posso iniziare, Akin? Sì, ho un precetto riguardo quello che hai detto prima. Vuoi prenderlo? Sì. Matteo 15,8. Questo è Matteo capitolo 15 versetto 8, che dice, parte dal versetto 7: ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Come dice il fratello, maggior parte del popolo è ipocrita, okay, perché adora il padre con le labbra, ma dentro il cuore non fa niente, okay? Fanno vedere giusto per far vedere che hanno questa sorta di santità, okay? Invece il padre, come diciamo spesso, si adora nello spirito, che okay? Un uomo carnale non può adorare il padre, okay? Poi, come dice il fratello, torniamo sui significati, il vero significato della fede, ok? Non come la Chiesa insegna, perché bisogna capire una cosa: la Chiesa insegna una cosa diversa da quello che dice le Scritture, perché la Chiesa ti insegna più di seguire il tuo cuore, ok? Di seguire la tua intuizione, ok? Invece le Scritture ci dicono diverso, ok? Perciò prima di iniziare eravamo fermati a versetto 17, libro di Ebrei 11. Sì. Vorrei che prima andiamo a leggere il versetto 1, poi torniamo a 17. Questo è Ebrei, capitolo 11, versetto 1. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono.
Questa è la definizione della parola fede nelle sacre scritture, dove la parola fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono, quindi dimostrare è una dimostrazione anche da parte nostra di credere a ciò che ancora non vediamo e soprattutto alla promessa che Yahweh Hashem, Yahweh Shai ha fatto attraverso Yahweh Shai. Una domanda, perché si parla della fede, ricordiamoci della storia, se ce l'hai, quando Yahweh Shai ha detto all'uomo ricco di andare a vendere tutti, ok? Ricordiamoci della storia, se vuoi leggere. Ok, questo è Matteo capitolo 19, al versetto 16, disse: un tale si avvicinò a Yahweh Shai e gli disse: maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Yahweh Shai gli rispose: perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese. E Yahweh Shai rispose: questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare falso, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane a lui: tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? Yahweh Shai gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Can. Ok, la domanda è: in questa situazione che stiamo vivendo al giorno d'oggi, ok, in questa società, chi avrebbe il coraggio, chi avrebbe così tanto fede a vendere la sua proprietà e darla ai poveri? Questa è una domanda. La Chiesa stessa sarà il primo a dirti: oh, ma sei stupido per fare una cosa del genere. Le religioni. Ok, le religioni saranno i primi a dirti: oh, ma sei matto, allora come fai a mangiare? Come fai a vivere? Perciò la fede non sono cose che uno viene fuori e dice: oh, fede, che credo. La fede ha a che fare con l'azione. Can. Bisogna agire, hai capito? Ma neanche in vista di una prospettiva futura di promuovere la fede. Can. Neanche, dico bene che si sentono. Sì, che la fede, ciò che ti muove a praticare la vera fede, è comunque avere una prospettiva a futura, ciò che ha una prospettiva futura, okay, alla ricompensa futura. Can. Perché sappiamo che Yahweh Hashem, Yahweh Shai rende giustizia ai giusti e rende distruzione e morte ai malvagi. Can. Perciò si vede chiaramente l'ipocrisia di questo mondo, come abbiamo appena letto dal libro, sì, di Matteo. Perché è facile dire: io credo, io faccio, io questo, ma mettere in pratica diventa qualcosa altro di diverso, ok? Anzi, come possiamo avere gli esempi di fede, mi viene in mente l'esempio di fede di Pietro, quando gli disse vicino al Signore: fa, Signore, noi abbiamo lasciato tutto quello che avevamo per seguirti. Ah. E ad oggi chi? Qua, ad oggi no, la nostra gente... scusami, non voglio rubarti le parole. Vai, anche i preti vengono pagati. Non fanno il servizio così gratuitamente, per dirti. Sì. Hai capito? Perciò cioè, il mondo di oggi è tutto basato su cose che si vede subito. La gente vuole vedere i risultati subito. Ma questa verità non funziona così. I risultati che noi aspettiamo sono risultati che non sono qui. Le scritture dicono: gli occhi non hanno visto, nemmeno la mente può pensare ciò che il Padre ha promesso a coloro che lo amano e seguono i suoi leggi e statuti. E questa è la vera fede, su cose che non puoi spiegare a nessuno. Ma come ti aspetti che la nostra gente, proprio qua riusciamo a capire che la nostra gente, il vero popolo di Israele, così chiamati negri, latini, nativi indiani d'America per la maggior parte, oggi dispersi in tutto il mondo, i terroni, siamo dispersi in tutto il mondo, come non hanno la vera fede? Perché, come ci ha insegnato la scrittura, nei casi in cui bisogna seguire il Signore, seguire l'Altissimo e suo figlio Yahweh Shai, ci sono casi dove dobbiamo mollare tutto quello che abbiamo. Arriverà il momento dove dobbiamo mollare tutto quello che abbiamo. Ma qua per tenerci stretti al patto con l'Altissimo e suo figlio. Ma qua adesso vediamo il nostro popolo. Appena gli stanno vietando di andare al bar,
di andare al ristorante a mangiare, subito vanno a fare il patto con Satana, subito vanno a fare il patto con i diavoli, l'autoproclamato uomo bianco, perché non hanno la vera fede, perché la vera fede è ciò, come dice in Ebrei 11, è dimostrazione di realtà che non si vedono, è ancora una realtà che non si vede, quella là della promessa del ritorno del nostro Signore Yahweh Shai, perché questo è quello che profetizziamo, il ritorno del nostro Signore Yahweh Shai, e in vista di questo ritorno, speranza, la fede in questa speranza qua, noi lo aspettiamo, e quando vediamo come si muovono i diavoli di questa terra, la nazionalità biblica del diavolo è Edom, Esaù, è l'autoproclamato uomo bianco. Avanti, Arone, tardi. Sappiamo che le loro macchinazioni quali sono. E qua vediamo come la nostra gente, il nostro popolo subito, no, appena gli tolgono un minimo, appena gli tolgono la possibilità di andare al bar o di andare a mangiare al ristorante o di andare in palestra, subito come rinunciano alla fede e vanno e si vanno ad affidare al diavolo, vanno a fare il patto con Satana, con l'avversario, e si fanno fare la puntura e si fanno iniettare il veleno del serpente. Qua vediamo come questa fede che il nostro popolo ha non è una vera fede, non è la vera fede biblica, non è la vera fede che il nostro Signore Yahweh Shai ha insegnato, non è la fede che hanno insegnato i suoi apostoli e i suoi discepoli, non è la vera fede, perché quella fede ti insegna a rinunciare a tutto in prospettiva del regno dei cieli, in prospettiva della promessa. Ho un precetto. Vai, Akia. Questo è il libro di Pietro, seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 13. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Questa è la vera fede, come diciamo. Noi aspettiamo cose che non si vedono, ok? Una nuova terra, andando alle radici di quella parola nuova, non è una cosa nuova. Si parla di ripristino, ok? Perciò noi aspettiamo una terra ripristinata e un cielo ripristinato. Chi del nostro popolo aspetta questa terra? Nessuno, perché cercano sempre di trovare una via, nonostante la malvagità che c'è qui. Okay. Perciò questa è la vera fede. Scendono a compromessi con i diavoli. Okay. Scendono a compromessi. A compromesso con il diavolo, violando i comandamenti, violando il patto con l'Altissimo e facendo un patto con il diavolo. Questo fa il nostro popolo. Non aspetta nuovi cieli e nuova terra. Okay. Quindi sta qua la fede che noi stiamo insegnando. Nello spirito che Yahweh Shai sta insegnando attraverso noi, non noi stiamo insegnando, ma è l'Altissimo nel nome di Yahweh Shai che insegna questa dottrina, questa fede, che ci ha insegnato la vera fede. La vera fede a non avere timore degli uomini, ma avere timore solo del Padre Onnipotente. Okay? E aspettare la sua promessa, perché se non hai la fede, la sua promessa è in vano. Ok, ora andiamo, vediamo cosa dice il significato della parola promessa, per piacere. Perché il significato normale. Perché qui, secondo Pietro 3:13, dice: ma secondo la sua promessa, ok? Perché siamo stati promessi questo. E qui sta la fede, ok? Se tu ci tieni alla sua promessa, sapendo che il Padre non cambia, ok? Dice che i cieli e la terra scompariranno, ma le sue parole rimarranno, ok? Vai. Questa è la definizione di promessa, dice un impegno assunto con varie modalità al quale sono collegati diversi effetti giuridici. Comunque è un impegno. Allora il Padre ci ha messo un impegno assieme a suo figlio Yahweh Shai, ci hanno messo degli impegni per farci avere queste cose qui. E se noi non crediamo a queste cose qui, vuol dire che quelle promesse sono in vano, ok? Sappiamo che poi la parola dell'Altissimo, l'Altissimo non è un uomo da poter mentire. Quindi se ha preso un impegno con il vero popolo di Israele, questo impegno manterrà, ok? Buonasera. Salve. Salve. Avete un'autorizzazione? Non ce l'ha, cioè, prima di voi i vostri colleghi altre volte hanno detto che...
come fossimo dei turisti di passaggio al quale facciamo un selfie, facciamo lezione, ma basta che non diamo fastidio a nessuno. Infatti non diamo fastidio a nessuno e possiamo stare nel nostro angolino. Va bene. Grazie. Okay. Grazie. Buon lavoro. E partiamo con gli ebrei. They say if we get the polarization to stay low, brought on the way we face them now. Adesso torniamo, andiamo avanti con la lezione da Ebrei 11, sempre nello spirito di Yahavo Bashem, Yahavo Shai, per insegnare la vera fede con il quale il nostro popolo deve camminare. Questo è versetto 17, Ebrei capitolo 11, versetto 17, dove dice: per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Ok? E questo, infatti, era la similitudine di quello che il padre doveva fare con il suo unigenito, Yahweh Shai. La domanda oggi è che quali di voi potrebbe fare questo tipo di sacrificio? Non vado neanche a dire di suo figlio chissà cosa. Quali di voi, come dicevamo prima, potrebbe rinunciare a certe posizioni che ha acquisito in questa vita? Quanti potranno rinunciare alle ricchezze che hanno acquisito in questa vita? Ok? Non di meno per parlare del proprio figlio. Ma vedete, il padre è stato il primo esempio per ognuno di noi. Ok? Ha dato suo figlio Yahweh Shai come il sacrificio perfetto per farci tornare a lui. Ok? Perciò coloro che non sono pronti a rinunciare a certe cose in questo regno qui sono destinati alla distruzione. Questo non è fede. Questo è il canone, comunque anche è una similitudine di che comunque Isacco era il figlio unico che Abramo aveva da Sarai, sua moglie. Quindi era tutto quello che aveva, era la sua discendenza. Isacco. Però qua sta la differenza della vera fede di Abramo. Che Abramo sapeva che seppure dava in sacrificio Isacco, Yahweh Bashem, Yahweh Shai ha il potere di dartene altri 100 di figli. Per questo aveva questa prospettiva futura. Sapeva che il potere altissimo, nulla gli è impossibile. Infatti bisogna toccare una radice, perché per avere la fede devi conoscere il padre. Perché se tu non conosci il padre, non conosci le cose che riesce a fare il padre, tendi di non avere quella fede nel padre. Allora se hai un amico che state andando in guerra o chissà cosa, se sai che tuo amico è forte e riesce a prendere 100 uomini, avrai una sorta di coraggio di credere certamente a questo amico qui che ha. Nel tempo di difficoltà mi potrebbe salvare, perché l'ho visto, lui riesce a combattere contro 100 uomini. Ti senti sicuro? Okay, ti senti sicuro. E se tu non conosci queste cose qui, all'inizio sei un po' scettico e sei là a guardare, ma se succede questo, come saremo? Come Davide potresti, Golia. Potresti neanche non andare. Hai tirato fuori un bel esempio, come Davide e Golia. Come ha fatto Davide a sconfiggere con Golia? Davide non era fisicamente potente come Golia. Davide non aveva niente, era un ragazzo che teneva cura delle pecore del suo padre. Ma lui aveva la fede nell'Altissimo. La vera fede. Lui sapeva che con lui, che è il potere di Yashar Allah, se lui ci crede in quel potere là, poteva sconfiggere qualunque cosa. Secondo voi, Sansone ha combattuto contro 1000 uomini, li ha ucciso tutti gli uomini con un osso, ok? Se lui non aveva la fede nel padre, come avrebbe fatto? Sapeva la che... stessa cosa anche nel tempo del muro di Gerico, ok? Se loro non sapevano il loro potere, Yahweh, quanto potere forte era, secondo voi loro saranno girati 7 volte attorno a questa mura? Non l'avranno fatto, per loro sarebbe stato, ma che idea è, che stupidezza questa? Hai capito? Ah,
cristiano. Invece in prospettiva, in prospettiva futura, la vera fede gli ha fatto compiere un'azione, un sacrificio. Ed è lo stesso sacrificio che facciamo noi al giorno d'oggi. Stesso sacrificio che facciamo noi a venire qua per le strade e per le vie, per aggradare il Padre, per aggradare nostro Signore e suo figlio Yahweh Shai. È per questo che non veniamo qua per dare spettacolo alle persone, per radunare intorno a noi persone. Anche se le scritture dicono che saremo spettacolo. Anche se le scritture dicono che non siamo qua a fare il teatrino per le persone, ma siamo in vista di una ricompensa, in vista di essere graditi agli Ahabashai, che facciamo questo lavoro. Così come hanno fatto i nostri antenati, che per fede si sono mossi. 18. Riparto dal 17. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione, perché la reincarnazione, la resurrezione è biblica. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future. Ora vogliamo prendere, toccare un po' su queste cose future. Manderemo in Genesi, dal libro di capitolo 25, leggiamo dal versetto 25, mi sa, se non sbaglio, perché per fede, come ha letto lì, per fede Isacco ha benedetto Giacobbe e Esaù, ok, riguardo alle cose future. E infatti attraverso questa benedizione riusciamo a capire chi è chi. Riusciamo a capire i veri discendenti di Giacobbe e riusciamo a capire i discendenti di Esaù. Allora, sappiamo che comunque Giacobbe Esaù e Giacobbe sono fratelli, ok? Leggiamo il 25 là, giusto per dare un po' di contesto. Ok, poi andiamo a vedere queste profezie. Ok, perciò leggi da 25, leggi da versetto 22. Ok. Fatti da 21. Okay. Genesi, capitolo 25, versetto 21. Dice: Isacco implorò Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai per sua moglie Rebecca, perché era sterile. Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai le esaudì. E Rebecca sua moglie concepì. Ok, scusami un attimo, qui c'è anche un atto di fede, perché è stato promesso che attraverso il tuo seme creerò il mio popolo, ok? Ma loro avevano un'età avanzata. Se non c'era la fede, questo non sarebbe successo, come abbiamo detto la settimana scorsa, ok? Perciò hanno creduto che il padre è Yahweh, colui che è, poteva dargli seme, poteva dargli figlio. Vai avanti. I bambini si urtavano nel suo grembo ed ella disse: se così è, perché vivo? E andò a consultare Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. E Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai le disse: due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. Ok, vedete? Il padre aveva già ordinato questo sin dall'inizio, ok? Perciò, perché tanti dicono che Giacobbe ha ingannato Esaù, ma no, il padre aveva già ordinato tutto questo prima della loro nascita, che il maggiore servirà il minore, ok? Allora lasciamo qui e andiamo a leggere le benedizioni che lo trovi nel 27. Leggi da 37. Ma vuoi che leggo quella di Giacobbe o quella di Esaù? Leggi quello di...
devo toccare velocemente quello di Esaù, ma legge anche quello di Giacobbe, vai. Ok. Questo è Genesi capitolo 27, versetto 27, e dice: egli si avvicinò e lo baciò, e lo baciò. E Isacco sentì l'odore dei vestiti e lo benedisse, dicendo: ecco, l'odore di mio figlio è come l'odore di un campo che Yahweh Hasham, Yahweh Shai ha benedetto. Dio ti conceda la rugiada del cielo, la fertilità della terra e abbondanza di frumento e di vino. Ti servano i popoli, le nazioni si inchinino davanti a te. Sii padrone dei tuoi fratelli e i figli di tua madre si inchinino davanti a te. Maledetto sia chiunque ti maledice e benedetto sia chiunque ti benedice. Questa è una benedizione data al seme di Giacobbe, ok? E sappiamo che i veri figli di Giacobbe, i suoi progeni sono i così chiamati negri, nativi americani e latini, e sono sparsi in tutte le parti del mondo e possono sembrare le parti del mondo che si trovano. Perciò ha avuto la benedizione che tutte le nazioni si inchineranno a lui. E questo succederà quando tornerà il patriarca vero che è Yahweh Shai, il nostro Signore, ok? Quando tornerà lui, perché è sempre stato lui, Isacco, è lui che ha dato questa benedizione qui. Perciò quando tornerà lui, verrà a compiere questa profezia qui. E andiamo a leggere quello di Esaù, che trovi in versetto 34. Questo è Genesi capitolo 27, versetto 38, e dice: allora Esaù disse a suo padre: hai tu questa sola benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio. Quindi Esaù alzò la voce e pianse. Suo padre Isacco rispose e gli disse: ecco, la tua dimora sarà priva della fertilità della terra e della rugiada che scende dal cielo. Tu vivrai della tua spada e sarai servo di tuo fratello. Ma avverrà che conducendo una vita errante, tu spezzerai il suo giogo dal tuo collo. E questa è la benedizione di Esaù, ok? Dice che Esaù avrà il grasso della terra, ok? Infatti, questo grasso della terra vuol dire la ricchezza della terra. E così riusciamo a sapere, anzi, andiamo a collegarlo al libro di Secondo Esdra, che Esaù è la fine del mondo. Esau is the beginning of the world. Perciò ci sono dei punti qui che ci fa capire chi sono questo popolo di Esaù, vai. Questo è Secondo Esdra o Quarto Esdra, capitolo 6, versetto 9, dice: poiché Esaù è la fine del mondo e Giacobbe è l'inizio di quello che segue. Perciò Esaù è la fine del mondo, è lui che avrà il potere verso la fine di questo regno qui, ok? E Giacobbe avrà il dominio nel regno ad avvenire, come è stato benedetto a lui. Perciò Esaù dice che quando avrebbe spezzato il giogo dal collo di suo fratello, vuol dire che c'era un periodo che Esaù era proprio un uomo base, ok? Esaù era proprio l'uomo delle caverne. L'uomo delle caverne, ok? E cosa è successo durante il tempo di rinascimento? Ha spezzato quel giogo e è tornato in potere. E poi c'è un altro indizio: vivrà con la sua spada che significa arma, ok? Infatti sono i così chiamati caucasi che sono al giorno d'oggi che stanno occupando la terra di Israele, hanno più armi di tutti, come anche America, perché diciamo che Israele è un progenie di America. E con queste profezie qui riusciamo a vedere che Esaù sono coloro che sono in comando di questo regno in questi ultimi tempi, e i veri figli di Israele sono quelli sotto. E per far arrivare la benedizione di Isacco, di Giacobbe, ci vuole Yahweh Shai, ok? Ci vuole il figlio del padre, e al suo ritorno questa benedizione alla sua pienezza tornerà sulla testa di coloro che sono i minimi nel mondo. Infatti questa è la fede. Se tu non hai la fede che tu, che sei più il minimo di questo regno, che non vali niente, sei visto come un negro, un terone, tutte queste cose qui, sei visto come nulla,
avrai il potere di avere tutte le altre nazioni sotto di te. Questa è la vera fede, ok? Credere in queste cose qui, perché queste parole non sono solamente parole. Credere in queste profezie è la vera fede. Stiamo vedendo succedere queste profezie, perciò sono parole veritieri, ok? Vai. Volevo aggiungere quello che hai detto tu alla fine, cioè che comunque ricollegando queste profezie di Giacobbe e di Esaù alla fede, la fede è credere a questa profezia futura, è credere chi è Esaù oggi, chi sono gli Edomiti della terra, l'autoproclamato uomo bianco che oggi governa il mondo, il diavolo di questa terra. Bisogna credere chi è il vero popolo di Israele, così chiamati negri, latini e nativi d'America. Anche perché, cioè, non è che bisogna credere che è il diavolo. Qual è quella scrittura là? According to the fruit you shall know them. Qual è? Dai loro frutti li conoscerai. Se Matteo. Grazie. Allora, non è il discorso di dire che è diavolo, chissà cosa. Le scritture dicono una cosa, ok? E leggiamo adesso. E così riusciamo a capire che coloro che sono in governo oggi sono i malvagi. Non c'è un viceverso. Iasiti. Leggi. Questo è Matteo capitolo 7, versetto 15. Dice: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Li riconosceremo dai loro frutti, ok? Non puoi piantare una mela e raccogliere cosa? I frutti che stanno generando, così chiamati uomini che stanno governando questo regno qui, sono frutti malvagi. Vuol dire che sono malvagi, hanno seminato malvagità. Bambini che mancano, l'aria che va inquinato, l'acqua piena di tossine, ok? L'educazione che è un lavaggio di cervello, ok? Bugie dappertutto, ingiustizie, discriminazione e tutte queste cose qui. Questi sono i frutti dei malvagi. Perché se un uomo retto è in potere, non vedremo queste cose qui. Prendiamo il libro di Proverbi, che sta a capitolo 20, se non sbaglio. Che cosa dice? Che dice: quando i malvagi sono in potere. Questo è il libro dei Proverbi al capitolo 29, dal versetto 2, dice: quando i giusti regnano, il popolo si rallegra, ma quando domina l'empio, il popolo geme. Quando i giusti sono in potere, non ci saranno queste malvagità, la gente sarà in allegria, la gente sarà felice, ma quando i malvagi sono in potere, sarà sofferenza. Ok, come vediamo oggi, ingiustizie e sofferenze. E così riusciamo a vedere che proprio in questo regno è vero che i malvagi regnano. E se non hai la fede, questo regno continuerà per sempre e non sarà neanche un'anima viva rimasta. Allora, prendiamo quella scrittura là che dice. Prendiamo quella scrittura che dice che se quei giorni non sono tagliati, non sarà neanche essere vivente, sa. Matteo, ok? Perché se questi malvagi continuano a regnare, non c'è speranza. Ecco perché bisogna avere fede che tornerà il re della rettitudine a toglierli. Vai. Questo è Matteo capitolo 24 versetto 22, dice: se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Se questi giorni non sono abbreviati, siamo distrutti tutti. Intanto stanno facendo questa cosa qui, che stanno facendo, avvelenando tutti, ok? Che arriverà ai punti di proprio... Devono far andare, come si dice, la legge marziale, ok? Collegandola, se mi sto a parlare dei diavoli, fratello è partito, ha parlato di questi diavoli, ma proprio per capirne meglio andiamo all'origine della parola diavolo.
perché come stavamo dicendo, per fede noi crediamo che per mezzo delle profezie di Isacco sappiamo che Esaù, Edom, è il diavolo di questa terra, perché diavolo viene dalla parola greca diablos, significa ingannatore, calunniatore, uomo che proferisce menzogne. E noi attraverso queste profezie, attraverso questo che ha detto il fratello, di questi ingannatori, di questa gente che oggi governa e ha potere sul pianeta Terra, come ha tirato fuori il precetto anche il fratello Yahawada, Giobbe 9:24, la terra è andata in balia dei malvagi. Sappiamo noi che quindi attraverso queste profezie chi sono i diavoli di questa terra, chi sono gli ingannatori, ok? E sappiamo per fede questo, per fede che crediamo a questo. È per ecco fede. Perché, scusami che ti taglio, la fede è molto importante, ok? Perché attraverso la fede vedi anche la verità. Se non hai la fede, la verità non la vedi, hai capito? La fede non serve solamente alla promessa, la fede serve a tutto. Perché il padre, Yahweh, il suo nome vuol dire colui che è, ok? Se tu hai fede che lui è, ok? Hai la verità, hai la salvezza, hai tutto, non ti mancherà niente. Perciò la fede in sé è molto più profondo di quello che pensiamo. È molto più profondo, perché senza la fede questa verità non ce l'avremo oggi. Hai detto una cosa profonda, Akia. Perché... saremo sempre in oscurità. Vai. Perché come dici tu, la fede è... quella che ti dà anche l'intendimento, perché noi credendo che Yahweh Shai è il figlio dell'Altissimo riceviamo una porzione di Spirito Santo, che lo Spirito Santo è quello che ci fa intendere, è quello che ci ricorda ciò che ci ha insegnato Yahweh Shai, è quello che ci dà la conoscenza della Sacra Scrittura, e attraverso la parola di Yahweh Shai sappiamo di discernere le nazioni di questa terra, sappiamo discernere quali sono le nazioni bibliche. Ogni persona, ogni essere umano su questa terra risale a una nazione biblica. Non esiste italiano, tedesco, francese, giapponese, no, giapponese sono i figli di Anno. Non esiste italiano, francese, inglese, belga, olanda. Ogni persona di questa terra risale a una nazione biblica. Quali sono 18 le nazioni della Bibbia? 18 le nazioni che l'Altissimo ha creato. Quindi è per mezzo di questo che noi risaliamo, per mezzo della fede che noi crediamo. Perché poi cosa ha fatto questo ingannatore, questo calunniatore di Edom Esaù? Fin da bambini, fin dalle istituzioni scolastiche, insegnano che venite dalla scimmia. Insegnano che venite dalla scimmia e che venite dal bimben. Cioè, quindi hanno proprio dato una dottrina, un insegnamento attraverso le loro filosofie. Infatti il fratello prima stava elencando i loro modi di fare, le loro filosofie, le loro dottrine, le loro tradizioni, i loro riti, le loro religioni. Questo è quello che fanno questi diavoli della terra, insegnando questa menzogna. Okay. Infatti sono conosciuti come figli del diavolo, il grande menzogniere, okay? Ha sempre raccontato menzogne. Iniziano prima avvelenandoti, uccidendo la tua glandola pineale, per poi indottrinarti, renderti stupido per non riuscire a pensare e capire. La gente non studia più la Bibbia per quello che è. Vanno in chiesa, ascoltano questi preti pedofili, ok? E quello là sta ogni settimana a dire la stessa cosa: Dio ama tutti, Dio ama tutti, Dio ama tutti. No, Dio non ama tutti. Va bene, anche perché poi, come riprendendo il precetto tuo, in vano, questo è Matteo 15:9, in vano mi rendono il loro culto, in vano il nostro popolo le rende il loro culto a Yahweh Bashi, a Yahweh Shai. Perché? Perché non ha fede nella scrittura, ma ha fede negli uomini. In vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Non imparando. Ha fede del Padre, ma ha fede negli uomini. Non ha fede nella scrittura, nella parola di Yahweh Bashi, a Yahweh Shai, ma ha fede in quello che dice l'uomo. Perché se adesso viene fuori un piccolo pallino e si mette a dire: ah, lo sapete che la Bibbia è stata inventata, che l'ha scritta questo, no, loro credono. No, basta che lo danno il titolo professore o dottorato. Sì, hai detto bene. Basta che gli danno un titolo a questa persona, come lui, scienziato, professore, o come vediamo oggi i virologi,
Eh sì. Sai, gente che all'improvviso è venuta fuori virologa a insegnare. E la parola pseudo, scienza, pseudo vuol dire una bugia, lo sai? Pseudo? Sì. La parola pseudo vuol dire una cosa non vera. Wow. Hai capito? Mamma mia. Andiamo avanti, dai. Andiamo avanti nel libro degli Ebrei, al capitolo 11, versetto 21. Tornando al versetto 20, per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù riguardo anche alle cose future, e per fede Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Questo vale a dire per fede che Giacobbe, che è il patriarca di Israele, stava per la fede della promessa che Yahawah Hashem, Yahawah Shai aveva fatto ad Abramo, da Abramo a Isacco, Isacco perché poi la legge, prima di Mosè, la legge, i comandamenti, le promesse erano trasmesse oralmente. E quindi così che si andava avanti. E per fede di questa promessa trasmessa oralmente che Giacobbe benedisse i suoi figli in vista di cose future, il popolo di Israele, per quale sempre noi per fede riusciamo a discernere che apparteniamo alle 12 tribù del popolo di Israele, i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America oggi. Ok, la tribù di Giuda, Efraim, Neftali, Beniamino, Levi, Zabulon e le altre. È per fede che Giacobbe, come dice, per fede Giacobbe morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe, adorò appoggiandosi in cima al suo bastone, adorò ancora Yahawah Hashem, Yahawah Shai, per mantenere ferma e viva la promessa che aveva fatto. In poche parole, senza la fede non si può fare niente, senza la fede non si conclude niente, ok? Perché senza fede non concludi assolutamente niente, perché se non c'è fede vuol dire che è tutto una bugia sin dall'inizio, vuol dire che non ci sarà salvezza, vuol dire che i malvagi continueranno a regnare, ok? Vuol dire che non verremo mai fuori da queste cose qui. E come ha letto il fratello prima, se quei giorni non vengono abbreviati saremo tutti morti, ok? Se continuiamo così i malvagi avranno mi successo su ognuno di noi, uccideranno tutti come sanno fare, avvelenando l'acqua, l'aria e tutto, iniettando veleno sul corpo umano e tutte queste cose qui. E loro a loro piace andare in questi laboratori qui, prendere il virus di questo, prendere l'altro, ma non vanno a cercare come aiutare la vita. Non vanno a cercare come sollevare i fardelli dal popolo, come tagliare le tasse. Le tasse vanno su ogni giorno. Ecco perché abbiamo bisogno di un salvatore che ci verrà a salvare da questo regno malvagio. Perciò senza la fede non si conclude niente. Vado avanti, versetto 22. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizioni circa le sue ossa. Guarda, sai, anche a me viene, mi fa, cioè, praticamente le scritture ti insegnano che la fede è questa prospettiva alle cose future che l'Altissimo nel nome di suo figlio ha, delle promesse che ha fatto l'Altissimo nel nome di Yahawah Shai, mentre ad oggi la fede mondana è, che ti insegnano anche le religioni, è una fede che tu devi credere, ti vogliono insegnare, ti vogliono inculcare, ti vogliono spingere che tu devi credere in un Dio, no? Però non è che ti insegnano. Non conosci Dio. Però a parte che queste religioni che ti insegnano non conoscono il vero Dio, perché ognuno ti insegna un Dio diverso che si serve in modo diverso. Ma però riflettendo, andando nel profondo, se proprio ci pensi, cioè già oggi la nostra gente si sente soddisfatta solo a dire io credo. Cioè come se a dire io credo è un premio. No, si sente tranquillo quando si va in chiesa e il prete pedofilo là gli dà il calice di veleno e il pezzo di pane là e gli dice sei salvato, sì, e crede così che sono salvati. Li fa sentire a posto con la coscienza, li fa sentire a dire io credo a questa cosa qua, quindi io vado a fare questa celebrazione in queste sette sataniche, in quali sono le religioni, a partire dal cristianesimo, a finire con l'Islam e tutte quelle che ci sono dentro, mormoni, testimoni di Geova, evangelisti, non se ne salva una, perché le religioni non sono bibliche e la Bibbia non parla di religioni, ma parla di nazione, della nazione di Israele,
al quale stiamo profetizzando, predicando e avvertendo il nostro popolo Israele di queste, di venire fuori da queste religioni, perché in queste religioni non c'è la vera fede. Queste religioni, ecco, ti insegnano e ti spingono, ti inculcano a credere nelle loro divinità false, nelle loro madone, nei loro santi, nel loro Gesù buono bianco che non è biblico. Vediamo se poi alla fine, quando viene il giudizio e la morte su questo pianeta Terra, se vi salverà la vostra Madonna, se vi salverà il vostro Gesù bianco. Vediamo. Ma il nostro popolo, a differenza delle scritture, vuole credere agli uomini. Vuole avere la fede, vuole credere a ciò che vede. Prendiamo un precetto veloce riguardo a questa cosa che dice. Mentre Khan, vai, come te lo dobbiamo dire fuori? Il libro di Geremia là, che dice predicati non predicare cose Isaia. Pure. No, mi sa Geremia. Isaia. Isaia. Ah vai. Isaia 30. Termino. Quindi ti appoggio quello che stai dicendo. Questa è Isaia capitolo 30, versetto 9, dice: poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge di Yahweh Basham, questo, per questo il nostro popolo si identifica, noi oggi possiamo identificare il popolo di Israele proprio da questo: sono ribelli, sono bugiardi, vanno dietro alle menzogne, vanno dietro a queste religioni. Vogliono farsi consolare. Come abbiamo detto prima, basta che si mette lo scienziato di loro, cosa loro credono. Versetto 10, che dicono ai veggenti non vedete, e a quelli che hanno visioni non ci annunziate visioni di cose vere. Diteci cose piacevoli, vedete cose immaginarie. È questo che vanno dalle religioni, vanno dal prete, vanno dal loro pastore, vanno dal loro sacerdote, dal loro... loro ingannatore. Vanno dappertutto tranne con loro che gli dice la verità, che arriva una distruzione, perché loro non vogliono sentire che questo regno, questo pianeta sarà risettato, ma il reset, il gran reset lo farà il padre, perché i malvagi credono di farlo loro adesso. Vogliono andare a chi gli predica, oh, pace a te, pace a casa tua. Okay. Se vogliono andare da chi ci dice parole piacevoli a dire Dio vi ama, va bene, non ti preoccupare, è venuto suo figlio, si è sacrificato per i tuoi peccati, allora vai, goditi la vita nel regno qua di Esaù. Questo non è biblico, questa non è la fede biblica, ok? La fede biblica ti spinge a comportarti con timore e tremore nei confronti dell'Altissimo in prospettiva di una retribuzione futura. La fede ti porta anche a cercare il Padre con sincerità. La fede ti porta a servire l'Altissimo in spirito, in verità, in sincerità, perché sai, hai fede, credi davvero che quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Ok? Per questo che la vera fede ti muove a camminare, cercando al meglio delle nostre possibilità di essere graditi al Padre Onnipotente Yahweh Basham, Yahweh Shai, e a suo figlio nostro Signore Yahweh Shai. La vera fede ti fa questo, invece la falsa fede del mondo ti fa, andiamo a prendere l'ostia nella messa nera che fanno queste chiese cattoliche e pensano di essere a posto. Svegliatevi gli Asharala. Parlando della messa, Abbiamo parlato prima di arrivare qui in macchina, dove siamo andati alla radice di questa messa che fanno nella chiesa, che porta tutto a delle abominazioni che non potete nemmeno immaginare. Lasciamo qui. Quindi, ritornando a Ebrei capitolo 11, versetto 22, per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dell'uscita dei figli di Israele, e delle disposizioni circa le sue ossa. Per fede futura sapeva che Yahweh Basham, Yahweh Shai ha promesso ai figli di Israele la terra santa. E Giuseppe per fede ha dato delle benedizioni e delle disposizioni, ha detto: le mie ossa portatele e seppellitele qui, in questo posto specifico, ok, nella regione montuosa di Efraim, che se non sbaglio era il campo che si era acquistato Abramo. Sì. Comunque che si era acquistato Abramo dai Sichemiti, ok. Acquistato Abramo dai Sichemiti. Questa è la vera fede che avevano, sempre rispettivo alle cose future. Versetto 23, per fede Mosè,
quando nacque fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Se loro non avevano fede che ci sarà una salvezza nonostante tutte le persecuzioni che c'era a quel momento, non sarebbe stato Mosè oggi, ok? Perciò è la stessa cosa che siamo qui, è la stessa identica cosa che sta succedendo, perché in questo momento noi siamo dei Mosè nati in questo regno e ci sono delle persecuzioni, ok? Ci hanno tolto la verità, che è una gran persecuzione, cioè ci stanno avvelenando, che è una gran persecuzione, ma abbiamo la fede che ci sarà un salvatore che ci salverà, come i figli di Israele aspettavano un salvatore che li salvava dalle mani degli egiziani, ok? È tutta una reincarnazione in sé. Le cose che sono successe in quei tempi stanno succedendo adesso. E tutto questo per non dare spazio a coloro che dicono che io non lo sapevo. La storia si ripete. Sì, come dice qui, e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede non ebbero paura dell'editto del re. Perché per fede? Perché per fede, per la vera fede, la vera conoscenza, tu sai che non devi temere altro che l'Altissimo, Yahweh Bashah. E infatti non lo diedero, non lo uccisero, non lo fecero uccidere come facevano altri del nostro popolo. Allo stesso come oggi, coloro che temono i governi, con coloro che temono il potere e la politica, si vanno subito a far fare la loro punturina, quelli che temono. Ma coloro che non temono l'editto del re, con timore e con tremore servono l'Altissimo Yahweh Bashi, Yahweh Shai, avranno salvezza. Don't fear that he who can kill you, your body, non avere timore di colui che ti uccide. Eccolo qua, vai. Matteo, capitolo 10, versetto 28. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Ghenna, ok? Perché il nostro popolo, gli eletti del nostro popolo, un terzo del nostro popolo, aveva la vera fede in Yahweh Bashar, Yahweh Shai, non temeva l'editto del re, non temeva di essere ucciso, perché se a quei tempi in Egitto, se tu crescevi un figlio, rischiavi la vita. E allo stesso oggi. Qua però non la vita a livello che vi fanno la ghigliottina, che vi uccidono, qua rischiate la vostra vita sociale. Se non vi inchinate all'editto del re, rischiate la vostra vita sociale. Qui alla fine inevitabile, arriveremo anche a quello. Arriveremo, Khan, anche a quello, come possiamo vedere. Sono già partiti in alcuni paesi, ok? Vado avanti. Vai. 24. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Che è profondo Mosè, è profondo questo precetto. Perché era Mosè, nato nella casa dei re, poteva stare tranquillamente e godere tutti i servizi da re, okay? Ma ha avuto fede nel suo padre, ok? Ha avuto fede e si è allontanato da quel regno là, scegliendo quello che ha promesso il padre. Per fede lui conosceva che il suo popolo era Israele. E allo stesso volendo portare ad oggi, per fede noi conosciamo che attraverso le profezie bibliche, i così chiamati negri, i latini e i nativi dell'America sono il vero popolo di Israele. E adesso vi siete chiamati a rinunciare a questa vita, a questo stile di vita che il governo qui dell'autoproclamato uomo bianco, Esau Idom biblico, il nemico, l'avversario, vi sta offrendo questo stile di vita qui. E invece, come ha fatto Mosè, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Sappiamo che questo mondo, le leggi di questo mondo, gli statuti, la filosofia, la dottrina, a livello scolastico, a livello giuridico, è peccato. Prendi per piacere Giove 20, leggi dal versetto 5. Questo è Giove, capitolo 20, al versetto 5.
parte dal versetto 4. Non lo sai tu che in ogni tempo, da che l'uomo è stato posto sulla terra, il trionfo dei malvagi è breve? La gioia degli empi non dura che un istante. Anche se la sua altezza giungesse fino al cielo e il suo capo toccasse le nubi, l'empio perirà per sempre come lo sterco suo. Quelli che lo vedevano diranno: dov'è? È molto profondo questo versetto qui, perché il maggior motivo di cui la gente si inchina alla bestia, al sistema, ok, è perché vogliono appartenere alla gioia degli empi, ok? Credono che gli empi saranno per sempre in potere e preferiscono stare dalla parte di coloro che stanno godendo questo momento qui, ok? Ma come abbiamo letto, dice il trionfo dell'empio è breve, ok? È breve. E questo va anche a toccare coloro dei figli di Israele che sono nelle posizioni grandi, posizioni alte nella società, come cantanti, perché maggior parte di questi rapper cantanti, maggior parte sono figli di Israele, ma stanno bene lì perché hanno i soldi, hanno la fama, hanno queste cose qui, che non durerà per tanto, intanto. È molto breve questo godimento qui. A noi preferiamo soffrire adesso e godere per sempre. Uno saggio penserebbe così. Vai. Anche se voglio rileggere Mosè, Ebrei capitolo 11, versetto 24. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio. Sono andato fino al 7. Legge di più, guarda. Quindi torno a Giobbe? Sì, sì. Perché è bello, tocchiamo un po'. Anzi, legge da 7 velocemente. Ok. Ritornando a Giobbe, capitolo 20, versetto 7. L'empio perirà per sempre come lo sterco suo. Quelli che lo vedevano diranno: dov'è? Se ne volerà via come un sogno, non si troverà più, si dileguerà come una visione notturna. L'occhio che lo guardava cesserà di vederlo e la sua casa più non lo scorgerà. I suoi figli si raccomanderanno ai poveri, le sue mani restituiranno la sua ricchezza. Questa è la fine che faranno l'empio, i malvagi. Ok, questa è anche la fine che faranno le ricchezze della casa di Israele, che saranno distrutti assieme a loro. Tutte queste cose che vedete adesso, tutto che stanno andando sulla Luna, su Marte, sono queste menzogne qui. Non dureranno per sempre. Arriverà il momento di cui così chiamati famiglie bancarie che stanno governando questo mondo, i Rothschild, i Oppenheimer, i Bauer, i Aldo Bandini, i Chigi, queste persone qui saranno i nostri schiavi, ok? Perché coloro che hanno mandato in schiavitù, come dice la Bibbia, andranno anche in schiavitù. Perciò è inutile stare dietro a volere un attimo di libertà, di così chiamata libertà che ti danno, e perdere vita eterna di libertà. Vai. Ritornando a Ebrei, capitolo 11, versetto 24. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli piaceri del peccato. Lui aveva anche un precetto, okay. Salmi 37:10. Allora, noi non siamo di nessuna religione, seguiamo la Bibbia, perché nella Bibbia non c'è scritto religione. Uomini hanno voluto cambiare le cose che noi dobbiamo fare come dice la Bibbia, e queste sono le parole di Dio. Voi siete di dove? Asha, è inutile che io penso male,
quello che poi la musica di Lemuria, la Bibbia, sarebbe Asciano. Secondo la Bibbia, la Bibbia non parla di religioni, ma parla di nazione. La nazione di Israele, il vero popolo di Israele, si chiama dei negri, i latini e i nativi dell'America. E tutti i sudamericani, per la maggior parte, provengono dal popolo di Israele. Non sono brasiliani o argentini, o... quelli sono i nomi che sono stati dati dopo. Ma il vero nome dei brasiliani sono della tribù di Asher significa, si può anche identificare, perché Asher nell'antico ebraico significa felice. E infatti chi sono i popoli più felici del mondo? Mi piace fare la festa, ballare. Sono i brasiliani. Quindi siamo qui ad insegnare la verità della Bibbia e a dirvi che le religioni non insegnano la verità, ma che il vero popolo di Israele siete voi. E il vero Dio della Bibbia, il suo nome è Yahweh, e il nome di suo figlio è Yahweh Shai. Il nome di quello che il mondo chiama Gesù non si chiama Gesù, si chiama Yahweh Shai. Quindi pregate Yahweh Shai, chiamate Yahweh Shai, perché è l'unico salvatore che ci può liberare da questo mondo dove oggi siamo, non ce la passiamo bene. Ma quando torna Yahweh Shai, saremo, come dice la scrittura, saremo nella posizione che dovremo essere alte, come gli amministratori di questo pianeta qui. Dovete capire che la Bibbia è la storia nostra, ok? La Bibbia parla di tante cose che sono successe. Voi, prima di arrivare nella terra di Brasile, eravate in Israele, ok? Se io racconto nel secondo libro di Esdra, che lo vediamo adesso, voi avete fatto un viaggio da Israele e siete andati in Brasile, ok? E lì il malvagio è che il padre ha creato delle persone giuste e delle persone cattive, purtroppo. E quelli cattivi hanno voluto prendere in possesso della vostra terra, hanno voluto colonizzarvi. Allora la storia si riscrive quando uno vince. Loro hanno vinto su molti popoli. Gli israeliti nel 70 avanti Cristo sono stati cacciati via dalla loro casa in Israele, sono stati cacciati giù in Africa e si sono sparsi in altre parti del mondo. E cosa è successo? Sono venuti a prendere gli schiavi e li hanno portati anche nelle Americhe. Ok? Questa è la storia. Bisogna andare a vedere queste storie qui, perché la Bibbia parla di tutto questo. Ma se siete nelle chiese, nelle religioni, non vi insegneranno mai queste cose qui. Ecco perché la Bibbia va studiata prima, si prega allo Spirito Santo. Perché lo Spirito... una profezia sulla tribù di Asher. Questa è Genesi capitolo 49, 20. Queste qua sono profezie fatte per identificarci negli ultimi tempi. E questo dice: da Asher verrà il pane saporito ed egli fornirà delizie regali. Infatti anche il cibo pure. Comunque ricordatevi che voi siete il vero popolo di Israele. E ricordatevi, il vero nome di Dio è Yahweh. Il vero nome di suo figlio non è Gesù, non è Jesus, perché sono parole greche. Se hai internet posso lasciare il canale di parlare dei fratelli spagnoli. Se avete voglia potete imparare da loro la verità. Sì, dai. Sì. No, give them the Spanish parents. Voi capite spagnolo, no? Io sì, perché l'ho studiato. Ho capito, e loro invece no? Abbastanza. Ma lo spagnolo, ok, lo spagnolo è dentro di voi. Basta sentirlo e vi ricorderete come. Va bene, grazie mille. Ciao, okay. Significa pace. Ciao, ciao. Comunque è bello quando i veri figli di Israele, quando lo Spirito li guida a qualcosa, perché erano lì, stavano ascoltando e lo Spirito li suggeriva che ciò che stavamo dicendo era giusto, ma indovinate chi sono venuti prima? I bambini. Le bambine, perché hanno ancora uno spirito genuino, non sono stati ancora inculcati di bugie, di veleni e robe varie. Sono venuti proprio innocenti e è stata una scena bellissima. È stata una scena bellissima. Kalalaya Bashemi Aoshai. Sono venuti a chiedere che cosa è, perché loro non sono ancora stati avvelenati quanto gli adulti, che sono con il collo rigido. È per questo che Yahweh Shai ci insegna che bisogna tornare come bambini. Che bisogna tornare come bambini per ricevere questa verità. Perché? Perché i bambini ancora non sono stati
avvelenati, ancora non hanno bevuto, ancora non hanno bevuto dal calice di Babilonia. Stanno bevendo ancora piano piano, ma non hanno, non sono quanto ubriachi con... come gli adulti del nostro popolo, di Asherah. Andando avanti con Ebrei al capitolo 11, ricomincio dal versetto 24 perché voglio tirare fuori un punto e attualizzarlo. Questo è per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi nel Messia, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Vedete, aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa, quello che stavamo predicando da fino adesso, la fede, avere lo sguardo rivolto alla ricompensa. E noi ci identifichiamo in Mosè, perché allo stesso tempo noi oggi siamo nati tutti in Mosè, siamo nati tutti come figli della figlia del faraone, figli della figlia di Egitto, tutti come stranieri siamo nati oggi, che non conosciamo le nostre origini, non abbiamo la conoscenza del nostro popolo, e tutti come Mosè, poi con la volontà di Yahawbash, Yahawshai. Però, per appoggiarti, cosa hai detto? Hai detto siamo tutti dei Mosè, sì, nati in Egitto. In Egitto. Perché Egitto vuol dire terra di schiavitù, e questo, il vero Egitto, il nuovo Egitto è America, ma è tutto allegato anche con gli europei. Noi stiamo in Egitto in questo momento qui, ok? Siamo dei Mosè nati in Egitto, ok, vai. Perché come dice il fratello, Egitto, dal greco, nell'originale parola greca è Aegyptos, che significa casa di schiavitù. E a oggi il popolo di Israele, che è disperso in tutto il mondo, che è schiavo di questo sistema della bestia, siamo nati come dei Mosè in Egitto, in case di schiavitù. Perché questo sistema, dovete capire, è stato costruito appostamente per tenervi in schiavitù. Ok? Questo sistema è tutto studiato appostamente. Il denaro è tutto, bisogna andare a vedere la storia del Federal Reserve. Ok, come hanno sequestrato l'oro della popolazione, dandogli carta in cambio dell'oro, ok? Questo sistema è tutto studiato per rendervi schiavitù. La scuola, quando andate a scuola, non è che vi insegnano ad essere autonomi, vi indottrinano e vi preparano per una società che vogliono loro, non quello che vuoi essere tu, e non quello... Infatti da piccolo si chiedono ai bambini cosa vuoi diventare, è tutto già stato elencato, non puoi dire che vuoi diventare qualcosa fuori da quella lista là. Quindi come Mosè oggi ci svegliamo e ritorniamo e scegliamo come Mosè, una volta che abbiamo per fede la conoscenza del vero popolo di Israele, scegliamo che, come dice, per breve tempo di essere maltrattati con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Che precetto ha tirato fuori Yahawah da che nei Salmi? What's the precept that you brought out in Psalm? Salmi 20. Cos'era? E io ho altri precetti. 37 era? 37 9. Nel 9-10 questa era per appoggiare. Comunque, se vuoi un precetto, c'è il libro di Proverbi 8-11. Proverbi 8-11 dice: poiché la saggezza vale più delle perle, tutti gli oggetti preziosi non la equivalgono. Perché la saggezza, cos'è la saggezza? No, il principio perché, della saggezza. Prima stavi dicendo che Mosè ha rifiutato tutte queste cose qui, ma che cosa ha scelto? Ah, andando avanti, stimando gli oltraggi in Yahawashai, ricchezza maggiore dei tesori dell'Egitto, perché avevo lo sguardo rivolto alla ricompensa. Hai capito? Allora vai a leggere a quel... Can, ho capito. E c'è anche Proverbi 3, 13, leggiamo da 13.
perché la sapienza, che è questa verità che viene attraverso la fede, è la cosa in cui ognuno bisogna desiderare, ok? La sapienza che avviene attraverso la fede, ok? Attraverso lo Spirito Santo. Ma prima bisogna avere la fede in questo Spirito Santo che può dare la conoscenza di questa verità. È quella cosa che dobbiamo cercare più di tutto. Ma invece la gente fa tutto il contrario. Cerca soldi, denaro, ricchezze, robe mondane, ok? Invece andare a cercare quello che gli dà più di quello. Ed è quello che ha rifiutato Mosè. In questo regno di giorno d'oggi, uno avrebbe detto che Mosè è un pazzo, cazzo. Ha lasciato la casa dei re per essere con i poveri. Ok? In questo regno al giorno d'oggi, quello che ha fatto Mosè sarà visto come una pazzia, ok? Prendiamo il libro di Proverbi 3. Ok, questo è Proverbi capitolo 3, versetto 13, che dice: beato l'uomo che ha trovato la saggezza, l'uomo che ottiene l'intelligenza, poiché il guadagno che essa procura è preferibile a quello dell'argento, il profitto che ne trae vale più dell'oro fino. Essa è più pregevole delle perle, quando hai di più prezioso non l'equivale. Praticamente non ricevono cose come verdure. Ha detto tutto, ok? Questa sapienza è più preziosa di qualunque cosa che questo mondo può offrire, ok? Ti porta la promessa, la vita eterna, al regno dei cieli. Qualunque cosa che questo mondo può promettere. Occhi non hanno visto, orecchi non hanno udito. Hai letto proprio la mente in questo momento, l'ho pensato, ma hanno portato uno spirito. Sì, sentivano proprio che erano israeliti. Che... è stato un bellissimo regalo. Io spero che queste cose, quei bambini là, non sono quanto avvelenati sono gli adulti. Pensa che le cose che hanno ricevuto qui rimarrà dentro. Canta. Perché loro hanno ancora quel spirito per sentire se qualcosa è ancora verità. Ma questi zombie di questo regno al giorno d'oggi non capiscono un bel tubo. Più credono di capire, più stupidi, più sciocchi sono. Ok? Come dice il libro di Primo Corinzi, la sapienza di questo mondo è follia davanti al Padre Yahweh Shemiyahushai. Ok? Vai davanti. Ebrei capitolo 11 al versetto 27, sempre riferendosi a Mosè, per fede abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Prendiamo Geremia 17:5. Geremia 17, versetto 5. Così parla Yahweh Ba'asham Yahawashai, l'uomo che confida nell'uomo, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana da Yahweh Ba'asham Yahawashai. Egli è come una tenerice nel deserto, quando giunge il bene egli non lo vede. Abita in luoghi aridi nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Qua faccio capire proprio che Israele è secco, come nel deserto, come le ossa secche, nella valle delle ossa secche in Ezechiele 37. Questo è Israele, senza la conoscenza, senza la verità, senza la sapienza, senza la saggezza che proviene da Yahawashi. Ha lasciato l'Egitto, cioè non ha messo la sua fiducia in Egitto. Egitto era un pilastro sicuro per la sua carne, per il suo benessere. Era un regno potentissimo ai tempi. Era un pilastro sicuro perché aveva la sua fama. Gli egiziani comandavano altri tanti paesi che gli erano attorno a quell'epoca là. Era rispettato. Come ad oggi questa, il nuovo Egitto, che poi la Babilonia la Grande, gli Stati Uniti d'America sono chiamati, come dice nel libro dell'Apocalisse, Egitto, Sodoma, scoprendo velocemente. Questo è Apocalisse capitolo 11, versetto 8. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che
sarebbero gli Stati Uniti d'America, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Vedete che simbolicamente, spiritualmente, l'Egitto, la casa di schiavitù, sono gli Stati Uniti d'America. E allo stesso i figli di Israele, allora come ad oggi, sono in Egitto, questi Mosè. E la Bibbia dice qualcosa nel libro di Isaia, capitolo 31, leggi da 1. Guai, Isaia 31, versetto 1 dice: guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso, hanno fiducia nei cavalli, confidano nei carri perché sono numerosi. Guai a coloro che confidano in Egitto, ok? Come ha spiegato il fratello prima, il sistema, perché è il sistema della bestia, la democrazia, questo sistema è il sistema della bestia, è Egitto, è tutto studiato appostamente per tenerti in schiavitù per sempre, come ho detto, ok? Infatti ora stanno cercando di farti diventare proprio un proprietà assoluta, ed è quello che è il marchio della bestia che arriverà. Si può leggere il racconto nel libro di Apocalisse 13, da 16 in giù. Ok? Vogliono proprio fare l'ultimatum del loro scopo, è quello di averti come proprietà, come hanno i cavalli, come hanno le pecore. Allora vogliono metterti una stampa e farti diventare una proprietà privata, ma noi siamo proprietà dell'Altissimo, ok? E coloro che credono nell'Altissimo sfuggiranno questa cattiveria qui, questo inganno. E ci sono invece altri tanti che confidano in questo sistema perché vedono, oh, riescono ad andare sulla luna, hanno il potere. E certo che hanno il potere adesso, possono uccidere, possono fare. Ma ricordiamoci che sono degli strumenti nelle mani del Padre, il Padre stesso che li comanda. E allora tanti tra noi vanno e spacciano la propria anima per due soldi, spacciano la propria anima per la fama, tanti spacciano la propria anima solamente per riuscire ad andare in cinema, altri tanti per riuscire ad andare in vacanza alle Maldive, ok? E si fanno mettere dentro il coso del veleno, ok? Perciò guai a coloro che credono in questo Egitto qui, questo sistema della bestia, legge. Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso, hanno fiducia nei cavalli, confidano nei carri perché sono numerosi e nei cavalieri perché sono molto potenti. Perché credono che l'esercito americano è l'esercito più potente al mondo. E pensate che sono tutti uniti, perché attraverso la NATO hai tutti i paesi europei, tanti altri paesi africani nel Medio Oriente, sono tutti uniti e hanno fatto un esercito bestiale, che sarebbe l'esercito della bestia, la NATO. È un esercito grandissimo, negli occhi degli uomini sembrano indistruttibili. Infatti la gente dicono che la Cina e la Russia sono pazzi, come fanno ad andare contro questo esercito enorme, esercito della bestia, la NATO? Ma il Padre è colui che scrive la storia e lui lo finisce. Se il Padre dice che questo esercito sarà distrutto, sarà distrutto. E cioè è inutile che l'uomo si affida a delle cose che vede. Infatti è qui che viene la fede. Sperare nelle cose che non si vedono. Vedono l'esercito degli egiziani e credono che, oh, queste sono indistruttibili. Ricordiamoci cosa è successo nel libro del secondo re, o primo re, quando Elia fu stato circondato dagli eserciti degli Assiri e aveva uno con lui, il suo servo, il suo aiutante, e quello là aveva paura. Elia ha pregato al Padre di aprire i suoi occhi, dice che coloro che sono con noi sono più di quelli che sono contro di noi. Il Padre ha aperto i suoi occhi e ha visto i carri e l'esercito assoluto che sta con noi. Se il Padre ti aprisse gli occhi per vedere che gli angeli suoi, coloro che stanno dalla nostra parte, sono di più di quelli che stanno dalla parte dei potenti di questo regno, allora riuscirai a vedere. Ecco perché non dobbiamo confidarsi nel potere che ci sono. Bisogna confidarsi in assoluto nel Padre Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Scusami. Va benissimo. Cercavo il percetto che adesso non abbiamo più lo sguardo rivolto alle cose visibili, ma
ma rivolto alle cose invisibili, del quale parla il fratello. E continuando con Isaia 31:1 dice: guai a coloro che scendono in Egitto, che hanno fiducia nei cavalli, confidano nei carri perché e nei cavalieri perché sono molto potenti, ma non guardano al Santo di Israele e non cercano Yahweh Ba'asham Yahweh Shai. Eppure anche egli è saggio, fa venire il male e non revoca le sue parole, ma insorge contro la casa dei malvagi e contro il soccorso degli artefici di iniquità. Bene. Gli egiziani non sono uomini e non Dio, i loro cavalli sono carne e non spirito. Quando Yahweh Ba'asham Yahweh Shai stenderà la sua mano, il protettore inciamperà, cadrà il protetto e periranno tutti quelli. Ed è quello che ho appena spiegato. Questi sono degli uomini, possono sembrare imbattibili, ma il padre al momento giusto che dirà basta, sarà basta. È la stessa cosa che è successo nell'antica Babilonia. Quella stessa sera Belshazzar ha visto una scritta sulla mura che dice che guarda, il tuo tempo è giunto. E non gli è stato neanche aggiunto un secondo. Quella stessa sera i medi, i persi hanno preso il regno dalla mano dei babilonesi. Perciò quando arriverà la fine di questo regno non avranno il potere di aggiungere un secondo in più. Quando il padre dice basta e basta, possono andare sulla luna, possono crearsi dei bunker, non lo so quanto, una città sottoterra. Possono fare tutto quello che vogliono, ma la volontà del Padre è quello che verrà, ok? Lo stesso vale per questo regno, quale è stato stabilito il governo per un tempo. E quindi la distruzione, giudizio e morte verrà su questo governo, su questo impero, senza ritardare. Andando avanti con Ebrei al capitolo 11, al versetto 28 dice: per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. E questo sta parlando del Passac, ok? Del così chiamato Pasqua, ok? Per la fede, Pasqua. La vera Pasqua, per fede, perché cosa succede quella sera là? Quella sera passa l'angelo della morte che è Yahweh Shai. Okay? Ok? E va da casa a casa e verrai distrutto a breve. Fai ridere alla Bibbia, vedrai che la Bibbia non scherza, sai? Dunque, stavo dicendo, attraverso la fede i figli di Israele hanno dipinto le proprie porte con il sangue, e noi stiamo facendo la stessa cosa attraverso questa verità, perché quel sangue è il sangue di Yahweh Shai, che è stato sparso per la nostra redenzione. Ok? Se non hai fede, che cosa è successo? È passato quell'angelo e ha distrutto il primogenito di ogni casa. Ed è la stessa cosa che sta per arrivare. Noi se non abbiamo la fede, se non abbiamo questo marchio del sangue di Yahweh Shai su ognuno di noi, verrà la distruzione e apparteniamo alla distruzione. Infatti i due terzi della casa di Yasharala saranno distrutti assieme ai malvagi. Prendendo anche un altro esempio sulla vera fede, infatti a oggi noi possiamo vedere come, siccome il nostro popolo non ha la vera fede, non celebra nemmeno la vera Pasqua, celebrano una falsa Pasqua che insegnano le chiese, che insegnano le religioni. Ma ditemi che cosa c'entra con la Pasqua, i conigli, le uova e tutte queste cagate qua. Qua noi possiamo vedere che quando stiamo insegnando la vera fede, possiamo vedere che il popolo di Israele non conosce la vera Pasqua. Perché andiamola a vedere la vera Pasqua, che si trova nell'Esodo, nel libro dell'Esodo, la vera Pasqua che dura una settimana, che c'è un rito importante, c'è spiritualmente da stare in uno stato spirituale importante nella vera Pasqua. Qua noi possiamo capire e vedere come il nostro popolo non ha la vera fede, perché non celebra la vera Pasqua, la Pasqua della Bibbia, ma celebra la Pasqua degli uomini, celebra la Pasqua delle religioni sataniche. Vanno dietro alle tradizioni degli uomini, è scritto nel secondo Timoteo. Versetto 29, per fede attraversò il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani che tentarono di fare la stessa cosa furono inghiottiti. Ok?
E la stessa cosa sta per arrivare. Ok, prendiamo il libro di Salmi 91 per piacere. Leggi dal versetto 5. Salmi capitolo 91 versetto 5 dice: e non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversirà in pieno mezzogiorno. E quello sta arrivando, proprio una brutta distruzione sta arrivando. Coloro che conoscono questa verità sono preparati spiritualmente. Infatti il libro di Isaia 33 dice che questa conoscenza sarà la stabilità dei nostri tempi, ok? Di qui, quando iniziano queste distruzioni che i padri ha già profetizzato che succederanno, coloro che non conoscono i padri, che non hanno la fede nel vero nome del Padre, ok? Verranno distrutti tutti, ognuno di loro. Avanti con gli ebrei, Ebrei capitolo 11 versetto 30 dice: per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Abbiamo detto prima, e per fede cadrà anche questa mura di Gerico, che è questo regno qui, ok? E noi stiamo girando attorno facendo questo lavoro. Che 7 è un numero perfetto agli occhi dell'Altissimo. E questo qua, il lavoro di ministero, è un lavoro perfetto. E siamo proprio al settimo giro, manca poco alla completezza di quel settimo giro. Stiamo urlando a Gerico. Dopo il settimo giro noi abbiamo urlato a Gerico. E arriva un adesso stiamo urlando. Stiamo urlando e come ha detto anche l'apostolo Gabbaro, ogni volta che veniamo fuori un pezzettino delle mura di questo regno crepa. Di questo regno edomita crepa, cade, si sta sgretolando. E lo possiamo vedere attraverso la loro economia, attraverso il loro potere, come Babilonia la Grande sta cadendo. 31. Per fede Rab, la prostituta, non perico gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gideone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci ai leoni. Ed è spirituale lì che ha menzionato la Rahab. Cosa ha detto riguardo la Rahab? Per fede Rahab, la prostituta, non perico gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. In questo momento noi siamo dei prostituti spirituali, perché siamo andati dietro a tutte le altre idee, tutte le altre filosofie di questo mondo qui. Allora siamo spiritualmente, abbiamo commesso adultero. Per fede saremo salvati da quello che sta per arrivare. Vai. E poi va avanti al versetto 22 che quanti esempi possiamo tirare fuori dalla Bibbia? Ma infiniti. Come dice di Gideone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele. Avevo nominato lo spirito anche Sansone. Sì. Che chiusero le fauci ai leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Questo sempre con la potenza di Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, che permetteva questo, che dava questo potere, perché loro avevano la vera fede in Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, che faceva tutte queste cose davanti a loro, perché nella Bibbia c'è indicato proprio che quando andavano in guerra Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai mandava le sue saette davanti, mandava i calabroni davanti a loro per compiere queste grandezze. La guarigione, come dice, guarirono da infermità, come ad oggi l'ignoranza del nostro popolo che va dietro a un santone, che dicono: il santone ha fatto il miracolo, ha guarito. Ma da chi è che proviene il miracolo? Dall'uomo o dall'Altissimo che gli dà di guarire? Adesso noi oggi cosa dovremmo metterci? A venerare Isaia, a venerare i profeti, che sono degli strumenti nelle mani dell'Altissimo? E questo è quello che fa il nostro popolo oggi. Si mette a venerare la creatura e non il creatore. Yeah, blinded by the god of this world. Versetto 35. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, altri furono torturati
ho mai detto qualcosa prima che tiriamo un precetto. Okay. Secondo Corinzi 4. Secondo Corinzi capitolo 4. Legge da versetto 3. Secondo Corinzi capitolo 4 versetto 13, se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Yahweh Shai, che è l'immagine di Dio. Come diceva il fratello prima, che vanno dietro ai santoni, il Dio di questo mondo qui, li hanno accecato. Gli hanno adirato il cuore, uno dei tanti dì di questo mondo. Uno dei tanti dì, affinché non riescono a ricevere la verità. Dio con la D minuscola, ma proprio Dio con la D minuscola. Minuscolissima. Canaglia. Versetto 35. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione maggiore, migliore. 36. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, catene e prigionia. Versetto 37. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. E questo è scritto attraverso lo spirito. Queste faccende qui sono faccende che stanno per arrivare a breve, perché i veri seguitori del padre Yahweh Shai non inchineranno alla bestia, nemmeno al suo marchio, e verranno perseguitati, che non diremo neanche tanto a profondità di cosa questi faranno. Sono, diciamo, ha elencato i vari destini, ad oggi gli eletti del popolo di Israele, un terzo del popolo di Israele, passerà per queste strade. A chi sarà dato a chi sarà martire della verità, a chi sarà messo in carcere, a chi sarà prelevato dal carro, dai carri di Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Versetto 39. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che non giungessero alla perfezione senza di noi. Questo perché, come dice la scrittura, come dice nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 7 dell'Apocalisse, quando Yahweh Bashem, Yahweh Shai, questo è il capitolo 7, dice: dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra, né sopra il mare, né sopra gli alberi. Questa è la distruzione che stava arrivando. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva in mano il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il loro mare. Qua sta il punto: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. E qua sta come collegando al capitolo 40, al versetto 40 di Ebrei 11, dice: perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che non giungessero alla perfezione senza di noi. Perché Yahweh Bashem, Yahweh Shai, fin quando non avrà sigillato gli eletti del popolo di Israele, tutti gli 144.000 eletti del popolo di Israele, non verrà la fine su questo mondo. E quando viene la fine di questo mondo, significa che non è la fine della vita, ma è l'inizio. La fine di Esaù è l'inizio di Giacobbe, come abbiamo letto prima. Ok? Quindi finché non sono stati sigillati 144.000 eletti con questa verità, nel nome di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, non verrà la fine. Per chiudere il libro degli Ebrei, e sta qua la vera fede: credere in questa promessa, credere nella promessa del regno che sta arrivando. Quindi non temere di abbandonare tutto quello che abbiamo su questo pianeta Terra, perché in vista di cose future è la vera fede. Occhi non hanno visto, orecchie non hanno udito ciò che Yahweh Bashem, Yahweh Shai ha preparato per coloro che lo amano e che lo temono. Noi viviamo e serviamo l'Altissimo Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Detto questo,
Speriamo che questa lezione è stata edificante. Perciò ricordatevi, senza la fede non si fa nulla, non si conclude niente. Senza la fede potete dimenticare la salvezza, potete dimenticare l'Altissimo, perché senza la fede non succede niente. E dico anche, attraverso la fede alcuni di noi non abbiamo il timore di nessuna malattia, ok? Attraverso la fede sappiamo che il Padre ci conserverà, ok? Ci proteggerà da qualunque cosa. Il Padre è il nostro rifugio, è colui che mette in vita, uccide. Come dice il libro di Deuteronomio, capitolo 32, versetto 29. Il Padre fa tutte queste cose qui, ok? Se lo vuoi prendere. Il Padre fa tutte queste cose qui, perciò sappiamo che qualunque cosa succeda, il Padre è dalla nostra parte, perché noi stiamo facendo la sua volontà attraverso la Ruach HaKodesh. Cos'è la versetto? Versetto 32. Deuteronomio capitolo 32, versetto 39 dice: ora vedete che io solo sono Dio e non vi è nessun altro Dio accanto a me. Io faccio morire e faccio vivere, ferisco e risano, e nessuno può liberare dalla mia mano. Cane. Nessuno può liberare dalla mano dell'Altissimo Yahweh Shemiyahoshai. È lui che fa tutto, qualunque cosa accade qui. Fa il Padre. I malvagi che stanno regnando oggi, il Padre li ha lasciato fare. Ok? E tutto questo per farci diventare dei giudici migliori nel regno. Perché un giudice deve sapere cosa è male e bene per riuscire a giudicare bene. Detto questo, speriamo che questa lezione hai altro da aggiungere, speriamo che questa lezione è stata edificante e vogliamo dare tutti i lodi dovuti al Padre. Yahawa Bashem, Yahawa Shai Bashem Kakodash. Nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, Israele. Tenetevi forte, tenetevi duro, che la salvezza è vicino. Alla prossima, Shalom. Shalom.